C'è un limite nella vita di uno sportivo, un muro che divide la normalità dall'eccellenza. Può essere un momento o una partita come questa. Se hai la forza di superarlo, puoi alzare gli occhi, guardare la luce e pensare di non avere più confini. Oggi siamo esploratori di un continente ignoto. Non sappiamo fino a dove si estende, non sappiamo cosa ci troveremo di fronte, ma abbiamo delle certezze. Il cammino è ancora lungo, il campo base è alle spalle, abbiamo lasciato lì le nostre paure. Vogliamo andare avanti, fino all'Eldorado. Il coraggio non è mai stato non avere paura. Le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze. Sono quelli che le ribaltano a loro vantaggio, usandole per diventare ancora più forti. Negli occhi del nostro Sette Rosa c'è forse anche un po' di timore, come sempre quando arrivi al momento decisivo. E allora... coraggio, ragazze! È il giorno di Cosenza-Firenze, ultima giornata del girone di andata. È una sfida salvezza da vincere per alimentare il sogno, chiamato salvezza. Restate comodi, si inizia a giocare. Oggi bisogna vincere per la classifica, per il morale, per la nostra gente e per chi ha sempre creduto in questa squadra, nelle sue potenzialità ed in una crescita che ci ha consentito di arrivare ad affrontare le migliori squadre della pallanuoto italiana. Città di Cosenza, Tubisider, Firenze rappresenta una tappa fondamentale per due formazioni coscienti di dover strappare punti in gare come questa per ottenere la tanto agognata salvezza. Noi veniamo dalla vittoria di Roma contro la SIS, una vittoria meritata ed ottenuta contro un'altra pretendente alla salvezza. Firenze invece dalla sconfitta interna contro Rapallo. La sosta ha consentito ad entrambe le formazioni di studiarsi maggiormente per cercare così di preparare una gara che può rappresentare davvero la svolta. Ci aspettiamo tanto dal nostro Sette Rosa perché vincendo lasceremo finalmente l'ultimo posto e festeggeremo la prima vittoria interna della stagione. Intanto, come potete vedere, c'è la fase di allenamento in acqua prima del match. Ancora pochi secondi e poi sarà partita. Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio da Piero Bria. Ultima giornata del girone di andata per quanto riguarda la Serie A1 femminile. Si affrontano Città di Cosenza, Tubisider e Firenze Pallanuoto. Andiamo subito qui dalla piscina olimpionica di Cosenza con le formazioni. Iniziamo dalle nostre avversarie. Firenze con calottina numero 1 Alessia Ventriglia, 2 Claudia Rorandelli, 3 Eleonora Settonce, 4 Marta Colaiocco, 5 Arianna Mina, 6 Allegra Lapi, 7 Caterina Sorbi, 8 Alice Stefanini, 9 Lisa Curandai con la calottina numero 10 la Pustinnikova, la 11 per Giulia Baldi, 12 Bianca Ferrini, 13 Federica Ignaccolo, il tecnico sul piano vasca Riccardo Tempestini. Tempestini che, lo ricordiamo, è un ex pallanuotista, ex allenatore anche della Prorecco, oggi invece tecnico di Firenze. È il turno del nostro Sette Rosa. Calottina numero 1 Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Martina Gallo, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Blanca Gil, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, 9 Zoe Arancini, 10 Veronica De Cuia, 11 Roberta Motta, 12 Agnese D'Amico, 13 Angela Manna. In panchina, tecnico sul piano vasca Francesco Fasanella, che è il vice di Andrea Posterivo. Posterivo che, vi ricordo, nell'ultima gara vinta da Cosenza a Roma contro la SIS è stato espulso, quindi dovrà vedere le sue ragazze dalla tribuna. Le presentazioni del match, vi ricordo che è un match fondamentale per noi ma anche per Firenze, l'ultima del girone di andata, questa sfida tra Cosenza e Firenze, da viverla qui, tantissime le emozioni che si annunciano a pochi secondi e ci sarà l'inizio della partita tra poco. Tutto pronto per l'inizio del match tra Città di Cosenza, Tubisider e Firenze. Attaccheremo da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, calottina nera invece per le nostre avversarie Firenze. Entrambe le squadre sono ultime in classifica con 3 punti insieme a Roma.
classifica che recita Messina in testa. Vi ricordo che Messina ha vinto nell'anticipo contro il Bogliasco al comunale proprio di Bogliasco per 9-4, ciò significa che momentaneamente la squadra siciliana è in testa a 22, poi Padova 21, Imperia 15, Bogliasco 13, Catania 12, Prato 10, Rapallo 9, a 3 punti Cosenza, Roma e Firenze. È una sfida decisiva, ce l'andiamo a giocare, come sappiamo, con la voglia di vincere, con la voglia di lasciare l'ultima posizione, staccare le nostre avversarie e ovviamente cambiare registro nel girone di ritorno, perché dopo 7 sconfitte è arrivata la vittoria di Roma, ma possiamo e dobbiamo migliorare. Nel frattempo c'è la prima contesa del match, gli arbitri della partita sono Mario Bianchi di Roma e Arnaldo Petronilli di Civitavecchia, molte più gare per Bianchi rispetto a Petronilli, Bianchi che è un esperto, se possiamo dire, di questa categoria, con davvero tante direzioni per lui. Uno sguardo tra i due direttori di gara, le squadre che sono pronte, andrà la Curandai ad effettuare per Firenze la prima contesa, per quanto riguarda invece la Tubisider ad effettuare la prima contesa ci sarà Carolina Nicolai che nelle contese riesce sempre ad avere la meglio, mette il turbo, tutto pronto, prima contesa del match, Carolina Nicolai contro Lisa Curandai, è la prima contesa della sfida, scontro salvezza tra Cosenza e Firenze, e Firenze ad avere la meglio nella prima contesa, primo pallone giocato per la Settonce, su di lei il pressing della Nicolai, la Settonce gioca per la Colaiocco, poi il fallo da parte della Gil sulla Pustinikova. Nell'ultimo match per la Pustinikova 4 reti, seguiamo questa azione nel frattempo con una conclusione sulla traversa da parte della Colaiocco che ha provato a sorprendere Divina Nigro, niente da fare, si riparte da Cosenza, primo pallone per le nostre ragazze, Vitaliti per Arancini, il pressing sull'Arancini è della Lapi, il movimento viene servita a Carolina Nicolai, attenzione alla Nicolai che prova, vediamo se ci riesce a servire Blanca Gil, niente da fare, si riparte con Firenze che in questa circostanza è stata bene, brava a leggere il passaggio, bene in ripiegamento la Sorbi, si riparte quindi da Ventriglia, pallone a destra, attenzione perché c'è un fallo in attacco, deve lasciare il pallone la squadra di Tempestini, riparte Cosenza. Buoni, ottimi fino ad ora i ritmi in questo inizio di gara, si vede che è una partita importante, pallone che pesa, ma dobbiamo cercare assolutamente di fare la differenza e dimostrare, come abbiamo fatto già 15 giorni fa a Roma, di poter avere la meglio sulle nostre avversarie. 15 giorni abbiamo avuto per preparare questa gara, la sosta ha fatto di sicuro bene alle nostre ragazze, lo staremo a vedere in questa gara. Roberta Motta servita da Noemi Vitaliti non riesce ad effettuare il passaggio di ritorno, si riparte con la Ventriglia in possesso palla, va molto in pressing Firenze che prova a non farci ragionare, stessa cosa però per quanto riguarda Cosenza che in questa circostanza, come potete vedere, va nell'uno contro uno senza lasciare spazio, centimetri alle nostre avversarie, neppure nei passaggi più semplici. C'è un fallo in attacco, si riparte nuovamente da possesso palla Cosenza con il servizio all'indietro da parte della Motta per Divina Nigro, profonda lì dove Noemi Vitaliti riesce ad arrivare sulla sfera, finta un passaggio profondo, viene fermata da un fallo, rimane in possesso palla la Vitaliti, gioca in orizzontale, pallone per Carolina Nicolai, sulla Nicolai il fallo da parte della Curandai, Nicolai per Vitaliti, c'è il fallo secondo il direttore di gara, nuovamente cambio palla, il possesso ora è per Firenze, 0-0, 6 minuti, 8 secondi alla fine di questo primo quarto, 0-0 tra Cosenza e Firenze, con la squadra toscana che ora sull'out di destra prova a mettere in moto la Curandai nell'uno contro uno che si rinnova con Carolina Nicolai, la Curandai all'indietro per la Pustinikova, pallone giocato lì dove la Colaiocco prova a liberarsi dalla marcatura ferrea da parte della D'Amico, ci riesce a 5 secondi Firenze per provare a concludere, lo fa in questo momento con una palomba fuori misura, si riparte da possesso palla Cosenza, Cosenza che dicevamo è ultimo in classifica insieme a Firenze, le Silane hanno segnato 59 reti di più rispetto
al Firenze Pallanuoto che ne ha segnato 48, Cosenza che invece ha subito un gol in più rispetto a Firenze, 87 le reti subite dalle cosentine, 86 quelle subite dalle toscane. Attacca Cosenza, ha 12 secondi a disposizione con la Nicolai che prova a servire alla D'Amico, c'è il fallo nuovamente in attacco, possesso palla Firenze, la Ventriglia richiama a gran voce le sue compagne per cercare di farle salire, va al servizio per la Curandai che addomestica la sfera, qualche bracciata per guadagnare metri, il cambio fronte lì dove dalla parte opposta prova a liberarsi ma non ci riesce per l'ottima chiusura della Vitaliti, la Lapi che aveva provato un numero su Blanca Gil, attenzione al lancio profondo da parte della Nigro per Agnese D'Amico, prova la D'Amico sull'Odi destra a sfondare, viene chiusa da due avversarie, rimane in possesso palla. Il direttore di gara ferma il gioco però, ha ravvisato un'irregolarità, vuole il pallone, vuole parlare con le ragazze in acqua. Una gara molto tesa, sentita, si vede di là che il pallone pesa. Ci sono momenti in cui le ragazze cercano di fare le cose più facili per evitare proprio di perdere il pallone o un'occasione per andare a concludere, perché si sa ebbene che oggi è la classica gara dove un gol può fare la differenza. La Vitaliti servita dalla Motta, pallone per la D'Amico, guardate la lotta tra la Arancini e la Colaiocco, ancora la D'Amico vuole il pallone, lo riceve la Vitaliti che prova una palomba con la deviazione da parte della Ventriglia, rimane in possesso palla Cosenza, pallone che resta nelle mani nel nostro sette rosa, 0-0 il punteggio, 4 minuti, 35 secondi alla fine di questo primo quarto. La Arancini a scarico per la Nicolai che può girarsi, non viene talonata da nessuno, va a giocare facile per la D'Amico. Posizione 2 riceve la Vitaliti, lei che è mancina, il pressing sulla Vitaliti della Lapi, ragiona Noemi. Va a servire Blanca Gil che riesce a girare un pallone verso la porta di Alessia Ventriglia che risponde con una parata in due tempi. Può ripartire Firenze, 0-0, lato destro c'è la Curandai che con le sue bracciate riesce a guadagnare metri puntando la Arancini. Arancini l'aspetta in zona, guardate che lotta tra Carolina Nicolai e la Colaiocco. Non si mollano le due, la Colaiocco però riesce a liberarsi poi della Nicolai che ritorna su di lei e riesce a togliere il pallone sul più bello dalla Colaiocco che ha avuto, se vogliamo, l'occasione più nitida fino ad ora della partita, ma è stata bravissima nel ritorno la Nicolai che è riuscita a sradicare dalle mani della propria avversaria il pallone. La D'Amico, abbiamo 14 secondi. Prova la D'Amico per il vantaggio Cosenza, Agnese D'Amico, la firma di Agnese D'Amico dalla distanza, non riesce ad allungarsi la Ventriglia, la D'Amico segna la prima rete di questa gara, prima rete personale anche per Agnese D'Amico che consente a Cosenza di passare in vantaggio a 3 minuti e 38 secondi dalla fine del primo quarto. Alcuni cambi in entrambe le formazioni, dentro Giusi Citino che a differenza delle compagne non ha effettuato il saluto iniziale fuori dall'acqua, è rimasta in acqua Giusi, ha aspettato le compagne ed ora è in acqua al posto di Blanca Gil, se non andiamo errati, anzi no, di Carolina Nicolai. Blanca Gil la vediamo proprio in difesa ora, in marcatura su Allegra Lapi, brava la Gil che però commette fallo e allora la Lapi può ritrovare il pallone per cercare un passaggio, lì dove a ricevere c'è la Rorandelli, pressing su di lei dell'Arancini, attenzione al movimento da parte della Lapi con la Gil che per un attimo l'ha persa ma ha sbagliato il passaggio la Rorandelli e quindi si riparte da Divina Nigro, pallone per Agnese D'Amico, guardate come ci aspettano in zona, ora partono il pressing della Settonce sulla D'Amico, poi la Vitaliti che conclude, va in gol ma il direttore di gara annulla per un'irregolarità in attacco da parte di Cosenza, quindi non c'è, non viene convalidata la rete della Vitaliti, si resta sull'1-0, 2 minuti 46 secondi, siamo davanti su Firenze, il gol della D'Amico qualche istante fa per il vantaggio dei Silani, dalla distanza Agnese D'Amico è riuscita a battere Alessia Ventriglia, il duello che si rinnova nel frattempo tra Lapi e Gil. 13 secondi per Firenze, andiamo con la Motta a provare a neutralizzare la Pustinnikova,
che tenta una verticalizzazione errata però per la compagna Arianna Mina, e allora riparte Cosenza, lo fa per la Vitality che è una posizione inusuale per lei, posizione centrale, Noemi ragiona, vediamo se aspetta un movimento delle compagne, riesce poi a servire la Citino, niente da fare, Giusi viene chiusa da tre avversari e quindi si riparte da possesso palla Firenze. 2 minuti, 4 secondi, siamo noi il vostro cronometro in questo primo quarto che vede Cosenza davanti, 1-0, gol della D'Amico con la ventriglia che non è riuscita ad arrivare sulla sfera. D'Amico ha trovato un gol fantastico dalla distanza, l'angolo buio trovato mentre viene espulsa con la calottina numero 12. Agnese D'Amico, prima espulsione della gara, prima superiorità della partita per Firenze. Fanno girare il pallone con conclusione sulla traversa da parte della Colaiocco. Hanno fatto girare bene il pallone, poi sono andate a concludere con la Colaiocco da posizione 5. Niente da fare però, pallone che si è stampato sulla traversa. La Motta, riparte Cosenza, siamo dalla parte opposta. Pallone per la Vitality, è su quest'asse che al momento stiamo provando a fare gioco. Bravissima la Citino a servire la Motta, vediamo se Roberta ci prova, non riesce ad alzarsi e a provare a concludere, deve divincolarsi dalla marcatura della sua avversaria. Poi c'è la conclusione invece da parte della Marani che ha provato dalla distanza a sorprendere la ventriglia, niente da fare in due tempi. Alessia Ventriglia ha neutralizzato la conclusione di Alessia Marani. Si riparte da Firenze con Eleonora Settonce, il movimento lo vede la Settonce della sua compagna, vale a dire Claudia Rorandelli, che sbaglia però il secondo passaggio di fila sempre dalla stessa posizione, dando la possibilità a Cosenza di ripartire. Zoe Arancini larga, riceve sulla destra Roberta Motta, va vicino per darle un'idea, una traiettoria di passaggio alla Vitality, poi riusciamo con l'Arancini a trovare la Marani che prova ad addolcire un pallone che non riesce però a beffare la ventriglia. Time out a 23 secondi dalla fine, chiamata da time out chiamato da Riccardo Tempestini. Cosenza davanti 1-0 grazie al gol di Agnese D'Amico. 23 secondi alla fine di questo primo quarto, vedete Francesco Fasanella che dà indicazioni alle ragazze, al nostro Sette Rosa. Vi ricordo che è stato squalificato per un turno Andrea Posterivo, espulso nell'ultima gara giocata in trasferta da Cosenza a Roma contro la SIS, una vittoria fantastica del nostro Sette Rosa, una vittoria che ci consente proprio di prendere in classifica, di agguantare sia Firenze che Roma, e oggi siamo proprio al cospetto di chi con noi divide l'ultima posizione, la Firenze Pallanuoto. Firenze che al momento sta giocando una buona gara, di contro però c'è Cosenza, il nostro Sette Rosa, che sta giocando altrettanto bene e con qualcosina in più, soprattutto a livello tecnico. Abbiamo Gil, Arancini, Vitality che possono e devono fare quest'oggi la differenza. Gol però è arrivato da Agnese D'Amico, da chi meno te l'aspetti è arrivato quel gol che al momento ci tiene davanti, l'asticella di gradimento, e più per Cosenza che non per Firenze, a 23 secondi, anzi 26 secondi dalla fine del primo quarto. Cosenza davanti 1-0, attenzione però, e Firenze in possesso palla, ha chiamato il time out, si riversano tutte nei pressi della nostra porta con la Lapi a duello con la Arancini. Attenzione, guardate cosa accade tra la Marani e la Mina. Viene espulsa la Marani perché commesso fallo su Arianna Mina. La Lapi vuole un passaggio per la Pustikova, poi il pallone che arriva dalle parti della Settonce, nuovamente la Lapi, su di lei il pressing dell'Arancino che commette fallo, finisce il quarto così, è con la conclusione nulla da parte della Settonce. Cosenza è davanti 1-0, bene così ragazze, però dobbiamo restare concentrate, ci sono altri tre quarti, un'infinità, questa gara è iniziata solo adesso ed è tutta da vivere, a tra poco.
È tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, Cosenza è davanti 1-0, al momento decide la rete di Agnese D'Amico a 3 minuti dalla fine del primo quarto, Cosenza 1, Firenze 0, seconda contesa della gara, attacchiamo sempre da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, calottina nera alle nostre avversarie, andrà a fare questa contesa con la calottina numero 10, Veronica De Cuia non riesce ad arrivare per prima sul pallone, glielo porta via la Rorandelli e quindi ancora una volta per la seconda volta consecutiva e Firenze a giocare il primo pallone di questo quarto con la Pustinikova che va a servire immediatamente la Lapi, Pustinikova e Colaiocco e questo la linea di passaggio di Firenze e su questa linea che giocano ed è su questa linea che stanno provando a metterci in difficoltà con un passaggio poi in verticale arrivato alla Rorandelli che è andata a tagliare la sua conclusione deviata ottimamente da Divina Nigro, la Lapi ancora su di lei la Arancini, pallone in orizzontale per la Settonce, poi la Colaiocco su di lei Noemi Vitaliti, si è allargata ora in posizione 5, riceve la Pustinikova, l'1-2 con la Colaiocco, nuovamente la Pustinikova che prova a servire nel mezzo la mina, c'è il fallo su di lei e poi la rete, crediamo giusta, 1-1, segnare è stata con la calottina numero 4, con la calottina numero 5, Arianna Mina, pareggiato i conti, 1-1, protestato Cosenza per un pallone che sembrava non avesse varcato la linea immaginaria di porta, così invece non è, secondo il direttore di gara che ha convalidato la rete dell'1-1 a firma di Arianna Mina. Cosenza che in questa circostanza ha subito il gol sull'inferiorità ed è la terza superiorità per Firenze, solo una sfruttata mentre ora Cosenza è andata alla conclusione con Zoe Arancini, è stata fantastica in questa circostanza Alessia Ventriglia a dire di no all'australiana, Cosenza però che ritrova palla per un fallo da parte della squadra ospite, Vitaliti per Rita De Mari, attenzione ora alla Nicolai che sbaglia il passaggio per Blanca Gil, può ripartire Firenze con Ventriglia, Pustinikova, su di lei Blanca Gil, la Rorandelli addomestica la sfera, va ora ad attaccarla, ha aspettato un attimo Zoe Arancini, poi è andata ad attaccarla, la Rorandelli resta in possesso palla, va a giocare un pallone che sembra una troppo arretrato per la Lapi, alla fine Firenze sciupa questa azione d'attacco consentendo a Cosenza di ripartire, Roberta Motta chiama Carolina Nicolai sul versante di destra, attenzione alla Nicolai che può sfondare il pallone centrale per Blanca Gil, c'è il fallo secondo il direttore di gara da parte della numero 10, vale a dire la Pustinikova, prima superiorità per Cosenza, facciamo girare il pallone e poi andiamo a concludere con Blanca Gil a due mani, Alessia Ventriglia le dice di no, si resta sull'1-1, 5 minuti, 53 secondi, al momento i parziali dicono 1-0 Cosenza nel primo quarto, in questo secondo 0-1, si riparte con Firenze, posizione 1, riceve la Rorandelli, c'è la Colaiocco che va a chiamare il pallone centrale, a formare quasi il doppio centro boa, c'è la Lapi, poi conclude dalla distanza invece la Pustinikova e la traversa le dice di no, è partita vera, sono emozioni forti per Cosenza e Firenze che si affrontano qui alla piscina olimpionica di Cosenza, 1-1 il match sino ad ora, la Vitaliti subito profondo in zona Arancini, il fallo su Zoe Arancini da parte di Eleonora Settonce, seconda superiorità per Cosenza, la prima non è stata sfruttata, ci proviamo ora, abbiamo 29 secondi a disposizione, Noemi Vitaliti per Roberta Motta, nuovamente la Vitaliti, c'è l'Arancini che chiama la sfera, la riceve, poi la Vitaliti, Noemi da lì può far male ed è così, Noemi Vitaliti, Cosenza 2, Firenze 1, la rete di Noemi Vitaliti
che ha visto un angolo libero, quello alla destra della ventriglia, ed è riuscita a trovare l'incrocio dei pali per la rete del 2-1 Cosenza. D'Amico, la risposta della Mina e poi il gol di Noemi Vitaliti per il 2-1 del nostro Sette Rosa. Pustinnikova in pressing va la Gil. La Pustinnikova gioca un pallone dove c'è in posizione 2 la Settonce. Riesce a liberarsi alla marcatura della Gallo e a servire la Colaiocco. Dalla distanza non se la sente di provare, va al servizio per la Pi. Poi, anzi, la Stefanini. Attenzione perché c'è un'espulsione. Espulsione, città di Cosenza, Tubisine. Di Carolina Nicolai. La Colaiocco, finta la conclusione, cambia gioco per la Rorandelli. Pallone ancora dietro per la Colaiocco, 15 secondi per Firenze, sempre la Colaiocco, vuole un pallone per la Stefanini. La Stefanini cambia campo, cambia lato, lì dove la Rorandelli perde l'attimo giusto, rientra la Nicolai. 4 secondi, la conclusione sulla traversa, ma crediamo sia stata provvidenziale una impercettibile quasi deviazione con la mano sinistra da parte di Divina Nigro. E crediamo proprio di sì, perché Divina si sta toccando proprio la mano, un po' dolorante ma provvidenziale in quel tocco minimo, ripetiamo, quasi impercettibile, che ha deviato il pallone sulla traversa. 2-1 Cosenza, Cosenza che sta giocando una partita decisa, concentrata la nostra squadra. Ora andiamo a sciupare una buona occasione e Firenze può ripartire. 3 minuti 47 secondi, Cosenza 2 Firenze 1. La Settonce in possesso del pallone, Pustinnikova, attenzione perché si libera e riceve per la conclusione la Colaiocco, pallone che però termina abbondantemente alto sopra la traversa della porta difesa da Divina Nigro. Attenzione alla Nigro, dà uno sguardo alle compagne, serve Noemi Vitaliti. Noemi è di sicuro una delle giocatrici fondamentali per la nostra squadra. Martina Gallo, finita la conclusione, rimane in possesso palla, serve nuovamente la Vitaliti, c'è il movimento da parte della De Mari che viene chiamata proprio dalla Vitaliti al movimento ad inserimento centrale. Poi la Nicolai, nuovamente la Vitaliti, Blanca Gil non riesce a liberarsi, marcata da due uomini, poi la Nicolai è costretta ad allontanare il pallone e si riparte quindi da possesso palla Firenze. 3 minuti 5 secondi, ventriglia, Rorandelli, Settonce, pallone centrale per la Colaiocco, si aiuta commettendo fallo, anzi era là Sorbi, Caterina Sorbi ha commesso fallo. Vitaliti, Zio Arancini, è lotta in acqua tra le due squadre. Noemi Vitaliti, Martina Gallo, attenzione a Martina, prova ad inserirsi in mezzo a due, serve poi la Vitaliti, nuovamente la Gallo, attenzione, la lasciano libera, vediamo se prova Martina, non lo fa, serve la Nicolai. Abbiamo 6 secondi ragazze, dobbiamo quantomeno provare da lì una conclusione, non lo facciamo, ma la Gallo aveva e poteva provare una conclusione, l'hanno lasciata libera di poter concludere, non se l'è sentita Martina, ha provato un passaggio invece per la Nicolai che ha preferito allontanare la sfera evitando una ripartenza delle nostre avversarie. Colaiocco in pressing su di lei, la De Mari, c'è il pallone giocato in orizzontale per la Pustinnikova, non la molla un attimo Blanca Gil, la Pustinnikova va a servire in posizione 1 la Settonce che gioca di prima per la Sorbi. Siamo bravissime a leggere questa azione nuovamente con quella che al momento è la migliore in vasca, Noemi Vitaliti. Zoe Arancini, attenzione perché prova ad involarsi Zoe, ancora Zoe, vediamo se si libera per la conclusione di Zoe Arancini. 3-1 ad 1 minuto e 56 dalla fine del secondo quarto. Siamo state perfette in fase difensiva, abbiamo rubato il pallone con la Vitaliti che con le sue bracciate ha guadagnato metri, il pallone in verticale per la Arancini che da destra ha sfondato centralmente e poi con un gioco di prestigio ha trovato l'angolo lontano dove la ventriglia non è riuscita ad arrivare. Zoe Arancini per il 3-1 della città di Cosenza, Tubisider, più 2 per la squadra di Andrea Posterivo, oggi squalificato. Sul piano vasca c'è il vice Francesco Fasanella. Pustinnikova in possesso palla, Firenze è sotto 3-1,
La Lapi ragiona, tiene il pallone lì, tiene a distanza sia palla sia Gil. Poi servizio errato, va quasi a ciccare il pallone. Riesce poi in un secondo momento a servire la compagna che la settonce, pallone che arriva dalle parti della Sorbi. Brava la Sorbi a difendere il pallone e poi in girata a battere la Nigro. 3-2, la seconda rete per Firenze e di Caterina Sorbi al momento la sequenza delle reti. D'Amico Cosenza, pareggio di Firenze con la Mina, di nuovo Cosenza davanti con Vitaliti, 3-1 di Cosenza con Zoe Rancini, il 3-2 che accorcia le distanze è quello di Caterina Sorbi. 1-0, 2-2, questi i parziali sino ad ora, a testimonianza di come sia una partita tirata, una partita che si decide davvero su un margine ridottissimo, margine d'errore, margine di gol, mentre ora va a scarico e rischia qualcosina, e infatti così è l'Acitino, consentendo alla Lapi di arrivare prima sul pallone rispetto alla Nicolai. Riparte Firenze, lo fa sull'asse Ventriglia Pustinikova, la Pustinikova guarda le compagne, vuole che si allarghino sui lati sia Stefanini sia la Curandai. Poi c'è un'espulsione per la D'Amico e attenzione perché Agnese D'Amico è alla sua seconda espulsione, ciò significa che alla prossima diventerà definitiva, deve stare attenta Agnese D'Amico, chiama a sé le proprie ragazze, Francesco Fasanella così come anche Riccardo Tempestini, un time out che consente proprio di catechizzare le ragazze da parte di entrambi i tecnici. Quando siamo arrivati a 57 secondi dalla fine del secondo quarto, punteggio Cosenza davanti 3-2, si affrontano due delle tre squadre che sono in ultima posizione a 3 punti, ci sono Cosenza, Firenze e Roma. Noi abbiamo battuto Roma, la Sissa in casa propria, Firenze ha perso contro Roma a Roma, contro la SIS. Firenze che l'unica vittoria che ha conquistato in questa stagione è stata contro Catania 10-6 in casa al Nannini di Firenze. Si gioca 54 secondi, superiorità per Firenze, la Lapi a scarico per la Rorandelli, poi la Stefanini va a gestire un pallone sul pressing della Motta, anzi è la Settonce che va a cambiare gioco dalla parte opposta, riceve la Lapi, la lasciamo fare, la Gallo lì non deve, abbiamo rischiato tantissimo perché la Gallo è andata prima in marcatura sulla Mina, poi ha capito che doveva staccarsi per andare in copertura sulla Lapi e lì nel momento in cui si è staccata la Lapi ha trovato la linea di passaggio libera per la Mina che è andata a concludere, ha perso l'attimo giusto, poi ha concluso ma è fuori misura. Abbiamo rischiato anche tanto, abbiamo 31 secondi ora a disposizione, time out per consentirci proprio di catapultarci in zona Ventriglia che è il portiere della Firenze Pallanuoto, Cosenza che è davanti 3-2, vi ricordo grazie alle reti di D'Amico, Arancini e Vitaliti. Al momento Agnese D'Amico l'unica ad avere più espulsioni, 2 per il resto, tutte ad 1. Per quanto riguarda Firenze, un'espulsione a testa per Settonce e Pustinikova. Per quanto riguarda Cosenza invece, non solo Agnese D'Amico ma anche Alessia Marani hanno 2 espulsioni e poi la Nicolai con 1. Quindi oltre alla D'Amico anche la Marani e ha 2 espulsioni, prossima per entrambe, prossima ammonizione diventerà espulsione definitiva, prossima espulsione diventerà definitiva. Seguiamo questa azione con Agnese D'Amico, abbiamo 30 secondi da sfruttarli tutte ragazze e provare ovviamente a liberare qualcuna delle nostre bocche di fuoco alla conclusione. Vitaliti, Nicolai, D'Amico, D'Amico per Vitaliti, attenzione a Noemi da lì, poi ancora la D'Amico, pallone morbido dalle parti di Zoe Arancini, 8 secondi a disposizione, vediamo Zoe se ci prova, serve la D'Amico, la D'Amico per la Vitaliti, abbiamo 5 secondi, provaci Noemi! E il pallone che viene neutralizzato a 2 mani dalla Ventriglia, si chiude
Il secondo quarto parziali 1-0, 2-2 significa che siamo davanti 3-2. Abbiamo messo, come si suol dire, il nasino davanti e ora abbiamo un piccolo vantaggio da gestire nei prossimi due quarti. È una gara tutta da vivere, restate con noi, a tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, attenzione perché per i prossimi due quarti attaccheremo da sinistra a destra della nostra postazione in calottina bianca, le nostre avversarie invece parte opposta, calottina nera, ad effettuare la terza contesa della sfida. Per Firenze la Curandai, per Cosenza la Nicolai, al momento due le contese entrambe a favore di Firenze. Ora però vediamo di conquistare il primo pallone di questo quarto e lo facciamo con un ampio margine della Nicolai che ha messo il turbo ed è andata a prendersi il pallone dopo aver preso perso la prima contesa del match. Ora si è andata a prendere una piccola rivincita Carolina Nicolai, il servizio proprio della Nicolai per la De Mare, attenzione a questo movimento, la Nicolai, Carolina non riesce a battere la ventriglia, ha provato a sorprenderla sul proprio palo, la ventriglia attenta però, ha aperto la mano a destra, la De Mari, Vitaliti, nuovamente De Mari, no, non perdiamo questo pallone con il direttore di gara che ci salva in questa circostanza, c'è stato un fallo, la Motta, pallone morbido, lì dove non riesce ad arrivarci la Vitaliti. Buona l'idea, un po' meno il passaggio, anche se la Vitaliti si stava alzando proprio in qualche secondo dopo. Attenzione alla Pustinikova, non gli dobbiamo lasciare spazio. Conclusione sulla traversa e poi la Nigro con l'aiuto della Motta che riesce a far su il pallone. Deve lasciare la sfera, Divina Nigro. Fallo commesso da Cosenza. In ripartenza, attenzione Firenze ora con la Lapi vediamo da lì, ci prova, pallone sulla traversa, si riparte da Cosenza, Divina Nigro per Noemi Vitaliti, la Motta va in posizione 1, la Vitaliti vuole la De Mari e la trova, c'è un fallo di Blanca Gil in attacco su la numero 3 Settonce Ventriglia. Pustinikova attende e va al servizio per la Lapi. La Lapi va in posizione 1, attenzione perché sfonda la Nicolai in ritardo, la Lapi conclude e beffa sul proprio palo Divina Nigro. Squadra fiorentina. Abbiamo ritardato in chiusura e la Lapi è andata in rete siglando la rete del 3-3 che riporta tutto in parità, tutto come era iniziato. Cosenza 3, Firenze 3, la Lapi ristabilisce la parità, Rita De Mari per Cosenza ora, non deve rischiare Rita, la Stefanini stava provando sradicarle il pallone dalle mani, Noemi Vitaliti, Rita De Mari, Noemi Vitaliti, pallone centrale per Blanca Gil, non si riesce a liberare, c'è il fallo su di lei però, l'ha visto, della Pustinikova, allora possiamo ripartire, seconda espulsione per la Pustinikova, alla prossima diventerà definitiva, Zio Arancini, che rischio però su questo passaggio alla Vitaliti, Zio Arancini recupera il pallone, 20 secondi a disposizione, attenzione perché da lì proviamo con la conclusione da parte di Veronica De Cuia che si era andata ad inserire sbucata dall'acqua, è andata a concludere a tu per tu con la ventriglia che le ha detto di no, distinto la ventriglia, trovato il pallone con la Iocco, Settonce, pallone centrale, dobbiamo stare attenti lì nel mezzo, la Stefanini aveva provato a beffare la Motta che ha commesso fallo. Prima espulsione per la Motta, superiorità per Firenze, l'ottava superiorità per le toscane, una fino ad ora quella sfruttata, la Lapi ci prova, Firenze è davanti, Firenze è davanti 4-3, ha sfruttato a dovere l'ottava superiorità con la Lapi.
che al momento Allegra Lapi è anche la miglior marcatrice di questa gara con due reti siglate nel giro di un minuto. Cambio nel nostro sette rosa, dentro Giusy Citino e fuori Rita De Mari, Blanca Gil. Noemi Vitality, dobbiamo ragionare, dobbiamo stare calme. Firenze è davanti, ma noi possiamo e dobbiamo ritrovare i ritmi e soprattutto i gol che ci riportino davanti. La Vitality per la Gil. Zia Arancini, si gioca su quest'asse, Vitality, Gil, Arancini. Arancini però va troppo profonda per la Vitality. Poi Blanca Gil da fuori, provaci Blanca, non lo fa. Zia Arancini! 4-4, l'australiana ancora, seconda rete personale per Zoe Arancini, di nuovo parità. Lo abbiamo detto, questa è una gara che si decide sul minimo errore. Cosenza 4, Firenze 4. Parziale di questo terzo quarto, 2-1 Firenze. Pallone della Ferrini per la Settonce, movimento della Lapi, dobbiamo andare e abbiamo messo in questa circostanza Zoe Arancini sulla Lapi perché è al momento la giocatrice che più di tutte per quanto riguarda Firenze ci sta mettendo in difficoltà. Ferrini per Stefanini, riusciamo a fermare questa azione d'attacco con la Citino che va a scarico per la Nigro. Nigro profonda per la Vitality, deve provare un passaggio veloce Noemi perché va Blanca Gil di fianco a lei a cercare di essere servita, così è l'1-2, nuovamente la Vitality, c'è la De Cuia che chiama il pallone, viene servita su di lei la Settonce che commette fallo. Abbiamo 7 secondi ragazze, proviamoci, vediamo se la Vitality ci prova, la fa, il palo le dice di no. Aveva trovato anche la schizzata giusta per battere la ventriglia. Pallone che ha toccato l'acqua, ha acquistato velocità, è andata a schiantarsi sul palo. 3 minuti, 39 secondi, Cosenza 4, Firenze 4, che partita all'Olimpionica. Scontro salvezza tra due squadre che al momento giocano alla pari, almeno così dice il risultato. Con la Iocco profonda, con la Nigro che le dice di no, ha provato la Colaiocco a sorprenderla, Divina Nigro però in ottima posizione, ha neutralizzato a dovere la conclusione della sua avversaria. Vitality per Arancini, attenzione a Zoe nel duello con la Rorandelli che commette fallo. Abbiamo 17 secondi a nostra disposizione, sentite come si grida, sia dalla tribuna, sia in acqua, attenzione alla Gilda lì, vuole trovare Noemi Vitality, una posizione idonea per Noemi per provare a concludere, un no look di Noemi per un passaggio alla Gil che va a concludere, traversa per Blanca Gil e time out richiesto ed ottenuto da Riccardo Tempestini. 4-4, Tempestini ha voluto probabilmente spezzare il ritmo di Cosenza che dopo aver subito il gol del 4-3 per Firenze è ritornata a giocare, è ritornata a pigiare sull'acceleratore, ha trovato il pari 4-4 con Zoe Arancini e le nostre tre punte di diamante che sono Gil, Arancini e Vitality, sono loro che disegnano le nostre linee di passaggio per quanto riguarda le azioni offensive ed è da loro al momento che sono arrivate le reti, soprattutto da Arancini e Vitality, poi una rete anche per Agnese D'Amico. Attendiamo al momento opportuno anche la firma, è giusto che la metta Blanca Gil, la nostra giocatrice più di talento, la giocatrice più esperta, quella che può e deve fare la differenza, così come ha fatto Blanca a Roma contro la SIS. La Lapi, c'è dentro Alessia Marani per il nostro sette rosa, pallone a destra per la numero 2 Rorandelli, poi nuovamente la Lapi, la Rorandelli
Posizione 1 per lei. Attenzione perché c'è il fallo. Ravvisato dal direttore di gara di Roberta Motta. Seconda espulsione per la Motta. Nona superiorità per Firenze, che va a concludere, va a forzare con la settonce. È bravissima la Vitaliti a smorzare il pallone e a consentire alla Nigro di farci ripartire. Poi nuovamente la Vitaliti che nuota, vuole e trova Blanca Gil. Finta la conclusione, serve la Citino. Non c'è fallo su Giusi, secondo il direttore di gara. Anzi, è Giusi a commetterlo sulla sua avversaria. Scintille tra Citino e Pustinikova. Parte opposta, si gioca. Seguiamo questa azione d'attacco di Firenze con la Rolandelli. A scarico per l'Api, un po' indietreggiato. Su di lei c'è la Marani. Posizione 2 per la Lapi, 3 per la Pustinikova, che riceve su di lei la Citino, che è bravissima a rubarle il pallone, bravissima Giusi Citino, e lei anche a dare la carica, a suonare la carica con questa azione difensiva che ci consente nuovamente di ritrovare un pallone con Blanca Gil per Roberta Motta. Nuota Roberta, puoi avanzare qualche metro, guadagnalo. Blanca Gil all'indietro, nuovamente Roberta Motta. Roberta Motta sbaglia decisamente il passaggio per Giusi Citino. Attenzione perché questi errori si possono pagare a caro prezzo e non dobbiamo assolutamente commetterli. Sono dei peccati di gioventù, se così vogliamo chiamarli, perché lì Roberta Motta doveva gestire meglio il pallone. La Lapi, centrale, attenzione perché ci addormentiamo. Vantaggio Firenze con la Marani che lascia alla Rolandelli la possibilità di inserirsi, di dettare il passaggio centrale, ricevere la sfera e battere la Nigro. Firenze nuovamente davanti, 5-4 con 1:08 alla fine di questo terzo quarto. Maggior vantaggio di questa gara l'ho avuto Cosenza sul 3-1 e quindi sul +2. Zoe Arancini servita da Blanca Gil, il pallone per la Vitaliti. Noemi Vitaliti per Roberta Motta. Posizione 1, serve in 2 la Vitaliti, poi pallone per Giusi Citino, chiusa da tre giocatrici secondo il direttore di gara. La Citino commesso fallo e quindi si riparte da Firenze. 42 secondi alla fine di questo terzo quarto, dobbiamo ritrovare il pallone e chiamare time out. Dobbiamo ritrovare un pallone che ci consenta di catapultarci poi con un time out nei pressi della porta della Ventriglia. Pallone centrale per la Stefanini. Siamo bravissimi in chiusura con 27 secondi a disposizione. La Vitaliti per Blanca Gil. 16 secondi, time out. Pensavamo che venisse chiamato molto prima il time out, invece abbiamo perso qualche secondo prezioso con Cosenza che ha 16 secondi per cercare di trovare la soluzione giusta per il gol del pareggio. È davanti Firenze, 5-4 e davanti, grazie al gol siglato da Claudia Rolandelli. Ma che dormita da parte nostra, con la Marani che si è fatta bucare e la Rolandelli che ci ha punito con un morbido colpo che ha superato Divina Nigro. Firenze 5, Cosenza 4, si torna a giocare, ci apriamo a ventaglio, andiamo verso le nostre avversarie, le affrontiamo a 16 secondi alla fine di questo terzo quarto con la voglia di mettere dentro un pallone che ci consentirebbe di andarci a giocare poi l'ultimo quarto sul punteggio di parità. Zoe Arancini, 12 secondi, 10 secondi, 8 secondi, l'Arancini per Blanca Gil. 3 secondi, provaci Blanca, lo fa! Pallone che termina sul fondo.
un secondo. Conclusione dalla distanza. Si chiude il terzo quarto e davanti Firenze 5-4. I parziali al momento dicono 1-0, 2-2, 1-3 in questo terzo quarto. Firenze non solo è riuscita a raddrizzare le cose, ma anche a passare davanti. Pochi secondi e ci sarà l'ultimo avvincente quarto da non perdere tra Cosenza e Firenze tra poco. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto da vivere tra Cosenza e Firenze. Sono davanti le toscane 5-4. Eppure eravamo partite col piede giusto, ma possiamo e dobbiamo rimettere tutto in gioco in quest'ultimo quarto. 8 minuti, tutti da vivere. Ultima contesa. Le prime due le ha vinte Firenze, la terza l'abbiamo vinta noi. Ora andiamo a giocarci l'ultima contesa con Alessia Marani contro Claudia Rorandelli. La Rorandelli ha segnato il gol che al momento porta Firenze davanti 5-4, i parziali 1-0, 2-2, 1-3. Forza ragazze, dobbiamo cercare il pareggio e poi di andare a vincerla questa partita. La Marani contro la Rorandelli è l'ultima contesa di questa partita. Forza Alessia, vatti a prendere questo pallone. Lo fa, ce lo giochiamo come primo pallone e deve diventare un pallone fondamentale. Blanca Gil, abbiamo 24 secondi a nostra disposizione. Blanca viene tirata dalla sua avversaria che è Claudia Rorandelli, il pallone per Zoe Arancini, va a fare movimento al centro, Giusy Citino, e lotta tra la Citino e la Settonce. La Citino però vuole il pallone, prova a trovarlo, c'è il fallo della Settonce. Sì, secondo il direttore di gara, lotta la Pustinikova con la Citino, c'è l'espulsione per Firenze con la numero 10, Pustinikova, che non potrà più rientrare, è la prima espulsione definitiva di questa partita. La Marani per la Vitality, no, Emi Dalli può far male, la Vitality! 5-5! Siamo in partita, forza ragazze! Noemi Vitality, la seconda rete personale per lei dalla distanza. Riesce sempre a trovare il varco giusto, Noemi Vitality. È fondamentale per questa squadra, Noemi, che davvero non finiremo mai di dirlo, già dalla passata stagione. Fondamentale, quando i momenti diventano decisivi, quando la palla inizia a scottare, lei non fa un passo indietro, lei vuole il pallone e va a prendersi le sue responsabilità e anche le responsabilità delle sue compagne, come in questa circostanza. Lo dicevamo, il primo pallone può e deve essere fondamentale, e la Vitality è riuscita a battere la ventriglia per il gol del 5-5 Cosenza. Si riparte, possesso palla Firenze, la Settonce contro la Gil, aspetta il movimento e va a servire la Lapi, su di lei c'è il pressing della Marani, Allegra Lapi, due reti per lei, due per la Arancini e due per la Vitality, le migliori marcatrici di questo match. La Colaecco commette fallo sull'Arancini, no Noemi, non andare Noemi perché hai commesso fallo, e quindi Firenze può ritrovare il pallone da una ripartenza Cosenza. Si gioca ora con possesso palla nei pressi della nostra porta per Firenze. La Settonce, contro di lei la D'Amico, avanza la Settonce, spinge la D'Amico, vuole guadagnare centimetri, ancora la Settonce, pallone lì dove la Colaiocco prova a girarsi, trova la rete ma non è valida. Si è aiutata commettendo fallo la Colaiocco, riparte Cosenza sull'asse Nigro Vitality. Noemi va a gestire questo pallone. Poi la D'Amico, Agnese D'Amico, può scendere la D'Amico, gli lasciano spazio, avanza Agnese, non lo fa, poi va a servire Blanca Gille che si libera, ancora Blanca, su di lei non c'è fallo, era finita sott'acqua, non la vedevamo più, il direttore di gara però non ha ravvisato irregolarità, si riparte da Firenze, 5-5, 6 minuti e 24, siamo noi il vostro cronometro, e Firenze che attacca, lo fa sull'out di destra con la Colaiocco per la Lapi dalla parte opposta. Riceve con passaggio poi centrale la Mina, sulla quale commettiamo fallo, e ci sarà un tiro di rigore, il primo tiro di rigore di questa gara per Firenze. Ed ora non possiamo far altro che
fare affidamento su Santa Divina Nigro, perché tale dobbiamo definirla se va a parare questo rigore, perché sul 5-5 a 6 minuti dalla fine ora qualunque cosa è fondamentale. Ora i due arbitri di gara, il signor Mario Bianchi di Roma e Arnaldo Petronilli di Civitavecchia, discutono. Nel frattempo c'è una sostituzione, il nostro sette rosa, fuori Roberta Motta e dentro Carolina Nicolai. Va ad incaricarsi del tiro di rigore la numero 6, Allegra Lapi contro Divina Nigro. La conclusione della Lapi e la rete del vantaggio da parte di Firenze. Brava la Lapi, perché l'ha messa lì dove davvero la Nigro non sarebbe mai potuta arrivare. Allegra Lapi con questo tiro di rigore realizzato diventa anche la miglior marcatrice di questa gara per il momento. Firenze 6, Cosenza 5, D'Amico per Arancini, nuovamente D'Amico, piroetta per addomesticare la sfera, c'è la Vitaliti che chiede il pallone, c'è il fallo della Mina, superiorità Cosenza, Zoe Arancini per Agnese D'Amico, poi la Vitaliti, 21 secondi, ragioniamo ragazze, facciamo girare il pallone, bene così, attenzione perché il direttore di gara ferma il gioco. Seconda espulsione della Settonce, attenzione perché ne abbiamo due in più rispetto alle nostre avversarie. La Gil, perdiamo l'attimo buono, 24 secondi, l'Arancini con una bomba, un siluro che piega le mani della ventriglia. Zoe Arancini, 6-6 Cosenza, doppia superiorità. L'Arancini ha messo il fuoco nel pallone e la ventriglia è rimasta bruciata. Sfera che è entrata in rete per il gol del 6-6 a 5 minuti e 39 secondi dalla fine di questa partita. Tutto in parità, ancora in parità, maledettamente in parità, perché vogliamo vincerla a tutti i costi. È in possesso palla ora Firenze, che può imbastire un'azione d'attacco. 5 minuti, 39 secondi, 6-6, parziali 1-0, 2-2, 1-3 ed ora in quest'ultimo quarto. Cosenza davanti 2-1. Espulsione della Citino. La Settonce va ad addomesticare la sfera. Superiorità per Firenze. In possesso del pallone la Rolandelli. Poi la Stefanini, la Settonce. Nuovamente un pallone per la Rolandelli. Su di lei il pressing della Arancini. 11 secondi per Firenze per provare a concludere, deve indietreggiare la Rolandelli, 5 minuti 14 secondi alla fine di questa partita, 6-6 il punteggio, può rientrare la Citino, siamo nuovamente in parità, la conclusione che beffa la Nigro da parte della Stefanini, che dal nulla è riuscita a trovare il massimo con una conclusione che è finita in rete. Firenze nuovamente a mettere il muso davanti, 7-6 su Cosenza. E il pubblico di casa si fa sentire, perché Cosenza è nuovamente sotto 7-6. Ma che emozioni in questa partita. Gil, Arancini, Zoe vuole un passaggio largo per il movimento della Nicolai che riceve. Nicolai per Vitaliti che chiama il movimento di Carolina Nicolai. Poi Blanca Gil. Vediamo se Blanca prova un passaggio, non riesce a gestire la sfera. Va poi al passaggio per la Vitaliti. C'è il fallo sulla Vitaliti da parte della Stefanini. Poi Noemi prova una conclusione che questa volta sibila il palo alla destra della ventriglia. Si resta con Firenze davanti 7-6 a 4 minuti 42 secondi dalla fine di questa partita. Sono un'eternità 4 minuti e 42 secondi. E allora viviamolo insieme. Siamo noi il vostro cronometro. Firenze davanti 7-6. Va ad attaccare, ma siamo bravissimi in questa circostanza con l'Arancini a fermare l'azione d'attacco. Vola Zoe, vola ancora, nuota Zoe Arancini, andiamo in superiorità, attenzione perché possiamo far male, l'Arancini da lì, il passaggio per la Nicolai che conclude, Carolina Nicolai, 7-7, nuovamente in parità, e la Nicolai mette la sua firma sul 7-7 della città di Cosenza Tubisider, e devono essere questi gol a darci la carica. Prima rete personale per Carolina Nicolai, che è riuscita
a battere dal lato buono la Ventriglia 7-7 tra Cosenza e Firenze. Non cambiate, non spegnete televisore, restate incollate a guardare questa sfida. Tutto in bilico tra Cosenza e Firenze, 7-7, 4 minuti, 8 secondi, alla fine del match, attacca Firenze, lo fa sull'out di destra, posizione 1 con la Rolandelli, su di lei nuovamente la Arancini, una sfida che si rinnova tra Zoe Arancini e Claudia Rolandelli, fa girare il pallone Firenze, lì dove prova ad addomesticarlo la Stefanini, pallone che arriva dalle parti della Sorbi con Cosenza che chiude alla perfezione e può ripartire con Blanca Gil. Blanca profonda per Giuseppe Citino, riesce a liberarsi! Giuseppe Citino fa qualcosa di eccezionale, Giuseppe, perché dal nulla va ad arpionare un pallone e a girarlo lì dove la Ventriglia non può arrivare. 8-7, siamo davanti noi adesso. Incredibile, che ultimo quarto. Una gara vissuta sul botta e risposta per tre quarti ed ora in quest'ultimo quarto siamo noi che stiamo dando quell'accelerata che si spera possa essere decisiva. La Settonce, su di lei il pressing della Marani, Cosenza davanti, 8-7, 3 minuti, 29 secondi. Alla fine di questo match, 15 secondi invece per Firenze per provare a concludere, espulsione della Nicolai, seconda espulsione per Carolina Nicolai, superiorità numerica per Firenze, la Sorbi da lontano e la Nigro va a deviare un pallone, deviazione provvidenziale, sfera che si stampa poi sulla traversa, riparte Cosenza con la Vitaliti, forza ragazze, Vitaliti per Nicolai, nuota Carolina, 2 minuti, 57 secondi, Cosenza nuovamente davanti, le reti di Nicolai e Citino. Giovani ma vecchia guardia di questa squadra del nostro Sette Rosa, la loro firma, espulsione nel frattempo da parte della numero 4 Colaiocco, prima espulsione per la Colaiocco e time out richiesto da Francesco Fasanella. Che partita, 8-7 Cosenza, 2 minuti e 45 secondi, proviamo a raccontarvela nel frattempo mentre le ragazze sono a rapporto dal loro tecnico. Cosenza che è partita bene 1-0 nel primo quarto, poi diciamo una sfida in totale parità perché nel secondo quarto si è terminato con un parziale di 2-2, Cosenza che ripartiva nel terzo quarto con un risultato di 3-2, da quel momento in poi Firenze ha provato ed è riuscita a dare ritmo e gioco alle proprie azioni e anche concretezza se vogliamo. Cosenza si è un po' persa nel mezzo di questa gara, però ora ci siamo ritrovate e lo abbiamo fatto con personalità, lo abbiamo fatto con il gruppo, quello che ha contraddistinto poi la splendida stagione scorsa. Questa squadra ha una grande anima, un grande gruppo, delle grandi ragazze. Zoe Arancini, Blanca Gil, si gioca Marani, Arancini ancora, Vitaliti, conclude Noemi, pallone deviato. Qui potevamo e dovevamo sfruttare meglio questa superiorità. Si ritorna in parità numerica in acqua, Cosenza però che è davanti ora. Siamo noi ad aver messo il muso davanti rispetto a Firenze. La Lapi, finta la conclusione, ritrova il pallone sul pressing della Gil. Allegra Lapi per la Settonce, nuovamente la Lapi. Conclude malissimo. Buon per noi. 2 minuti, 8 secondi. Ed ora logicamente anche Firenze deve forzare se vuole raddrizzare il match. Noi invece dobbiamo giocare con sagacia, con intelligenza. Blanca Gil per Giuseppe Citino, non arriva sul pallone e si lamenta Giuseppe, fa la voce grossa,
sta di fatto che Firenze ritrova la sfera. La Vitality in pressing commette fallo sulla Stefanini. Direttore di gara vuole il pallone, capisce che gli animi in acqua, espulsione. Ma si era capito, animi accesi in acqua, fuori Agnese D'Amico e per Agnese si chiude qui la gara e fuori anche Marta Colaiocco, seconda espulsione per lei. Un minuto, 39 secondi alla sfida valevole per l'ultima giornata del girone di andata, fuori per reciproche scorrettezze Agnese D'Amico e Marta Colaiocco. Agnese D'Amico che non potrà più rientrare. Cosenza che deve cercare di mantenere la calma, perché ora logicamente Firenze è nervosa, deve tentare il recupero e proverà anche a metterla sul piano fisico. Settonce per l'Api, andiamo in pressing con Zio Arancini, la l'Api morbida, lì dove siamo perfette in fase difensiva con Blanca Gil. Brava Blanca, non ha segnato oggi, ma già solo con questo ripiegamento, con questa fase di chiusura sulla sua dirimpettaia, merita anche lei un voto positivo. Ultimo minuto, ragazze, dobbiamo gestire bene questo pallone. 14 secondi, Zio Arancini. Chiedo scusa, non è l'ultimo minuto di gioco. Ancora mancano, infatti non era l'ultimo minuto perché ancora mancano 8 secondi. Lo speaker ha lanciato l'ultimo minuto, in realtà mancano 3 secondi per l'ultimo minuto. Attacca Firenze, ora è l'ultimo minuto, siamo entrati ora nell'ultimo minuto. Cosenza davanti 8-7, forza ragazze, non mollate ora. Testa a testa, contro. Dobbiamo cercare di neutralizzare le nostre avversarie e lo facciamo con la chiusura di Gil, Vitality e Citino sulla settonce. Calma divina, dobbiamo far passare tutti i 30 secondi. Blanca Gil, con calma, ci attaccano ora logicamente perché non vogliono che perdiamo secondi, noi invece vogliamo far scorrere il cronometro che diventa inesorabile per Firenze. Diventano pochi 20 secondi per Firenze, diventano troppi per noi, è la dura legge dello sport. Ed ora viene chiamato un time out chiamato dalla formazione di Firenze Pallanuoto. 17 secondi alla fine di questa gara che vede Cosenza davanti 8-7 sulla Firenze Pallanuoto. Migliore in acqua quest'oggi per le reti, verrebbe da dire Zoe Arancini, che è stata decisiva con le sue tre reti, ma anche Noemi Vitality ha fatto un'ottima gara. Ma non possiamo non citare Carolina Nicolai, che ha avuto poco spazio in questa stagione, una grande stagione quella scorsa, quest'anno invece ha avuto poco spazio, un gol che oggi la ricompensa del tanto lavoro che Carolina fa in settimana. E poi la nostra perla, Giusy Citino, giovanissima, attaccante nel giro della nazionale, centropoa nel giro della nazionale. Viviamo però 15 secondi di pathos qui all'Olimpionica di Cosenza, siamo davanti su Firenze 8-7, la l'Api, mancano 10 secondi, pallone che arriva nelle mani di Zoe Arancini che lo difende, poi commettono fallo su Zoe che va profonda, 2 secondi, un secondo, espulsione, manca un secondo, pallone per la Citino e finisce qui, abbiamo vinto noi 8-7.
E andiamo a 6 punti, prima storica vittoria casalinga della Cosenza Pallanuoto in Serie A1, prima storica vittoria che era 1, era arrivata a Roma contro la SIS, seconda vittoria consecutiva nell'ultima gara di andata, seconda vittoria fondamentale contro una diretta concorrente alla salvezza. Battiamo Firenze, lo facciamo 8-7, lo facciamo dopo una gara in equilibrio, fino alla fine possiamo dirlo, ce la siamo giocate alla pari contro le nostre avversarie e abbiamo avuto la meglio. È tutto per il momento, vi ricordo il risultato finale qui dall'Olimpionica di Cosenza. Città di Cosenza, Tubi Sider batte Firenze Pallanuoto 8-7. Da Piero Bria è tutto, tra pochi secondi la voce dei protagonisti, a tra poco. Con il tecnico Francesco Fasanella, oggi a bordo vasca per la squalifica di Andrea Postarivo, commentiamo questa vittoria fondamentale perché lo abbiamo definito una tappa cruciale per la salvezza quest'oggi. Certo, perché abbiamo vinto contro una nostra diretta avversaria per lo scontro salvezza, perché giocavamo in casa, siamo riusciti a fare la nostra prima vittoria in A1 in casa, passiamo al giro di boa con 6 punti e va bene così, possiamo allenarci più tranquilli per tutto il girone di ritorno. Analizziamo il match, colpo su colpo sin dall'inizio, partiamo noi con il vantaggio nel primo quarto 1-0, poi 2-2, cosa succede dal terzo quarto in poi perché perdiamo qualcosa e Firenze ne approfitta? Abbiamo giocato un po' disordinate, quindi non siamo riusciti a sfruttare quello che in attacco creavamo e poi ci siamo riorganizzati e nel quarto tempo siamo venuti subito in avanti. Tracciamo una linea, è l'ultima del girone di andata, abbiamo vinto le ultime due, le prime sette invece le abbiamo perso. Un giudizio su questo girone d'andata? Il giudizio su questo girone d'andata è stato un girone difficile, però siamo soddisfatti di avere 6 punti, così come dicevo prima possiamo lavorare in tranquillità. Grazie mille a Francesco Fasanella, a breve avremo il tecnico di Firenze, Riccardo Tempestini. Con il tecnico della Firenze Pallanuoto, Riccardo Tempestini, commentiamo questa sconfitta da parte della sua squadra. Cosa cambia al di là della classifica questa sconfitta per voi? Ma non credo che cambi molto, poteva cambiare soprattutto 3 punti per una squadra che si deve salvare insieme ad altre, avrebbero fatto molto comodo, ma non è che avendo eventualmente vinto si poteva parlare di salvezza, quindi cambia che si viene via senza punti e potrebbe essere demoralizzante, però credo che tutto sommato la partita di oggi non vada vista in questi termini, per cui spero che la squadra non la prenda troppo male questa sconfitta, perché ci poteva anche stare, quindi insomma, è una sconfitta che ci lascia un po' d'amarezza, perché insomma, credo che oggi probabilmente il risultato tipo il pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. L'importante appunto è non demoralizzarsi per un'ulteriore sconfitta, per il resto cambia poco. Analizziamo il match, perché è stato un colpo su colpo nei primi due quarti. Nel terzo quarto avete messo voi il muso davanti, lì avete avuto quel qualcosa in più, poi cosa è successo? Ma lo sport vive un po' su episodi. Siamo andati avanti, non credo sia successo niente di particolare, almeno nel nostro gioco. Ci sono stati degli episodi che ci sono stati contrari, abbiamo perso la nostra giocatrice straniera per il terzo fallo, lei non ha capito che era stato fischiato un fallo semplice, è stato purtroppo un errore suo, però insomma, diciamo un regalo grosso, perché insomma, a quel punto della partita, proprio all'inizio del quarto tempo, mi sembra prima azione del quarto tempo, perdere lei è stato sicuramente un brutto colpo. Dove semmai dobbiamo fare un po' di mea culpa è su 2 o 3 uomini in più, sui quali non abbiamo nemmeno girato la palla, e ci sono state delle iniziative personali andando a tirare senza cercare appunto una giocata che potesse essere vincente, ma cercando la soluzione personale, e abbiamo sbagliato. Lì qualche colpa ce l'abbiamo noi. Poi, ripeto, non è che sia cambiato niente nella costruzione del gioco o nelle dinamiche che si sono viste in acqua. Sono stati gli episodi, probabilmente
frutto anche di una poca tranquillità da parte nostra, che insomma è una squadra che si trova in questa situazione di classifica fuori casa, che sta lottando improvvisamente da essere avanti, si trova sotto, ha perso quella lucidità che invece bisognava mantenere fino alla fine. Ultima domanda, mister, in ottica salvezza, è finito il girone di andata, ci si proietta in questo girone di ritorno, Firenze giocherà questi due scontri diretti in casa, potrà essere, si giocherà tutto lì, potrà essere fondamentale lì a Firenze? Beh, sì, potrebbe essere un vantaggio quello di farli in casa. Per esempio la partita però con il Cosenza arriva all'ultimissima di campionato, speriamo non sia tardi a quel punto. Noi dovremmo essere bravi non solo a pensare a questi due incontri, ma magari a cercare per la strada qualche punto, perché non credo che sia così difficile poi alla fine, perché a parte penso tre squadre che obiettivamente hanno dei potenziali superiori alle altre, però poi per il resto vedo un grande equilibrio. Cioè, noi abbiamo perso due sabati fa con il Rapallo una partita che poteva finire tranquillamente in pareggio, quindi perché non pensare di andare a fare qualche punto magari non proprio con le direttissime avversarie ma anche con altre squadre. Io la ringrazio, mister, e faccio l'in bocca al lupo. Il lupo, grazie. Da Piero Bria è davvero tutto, io vi ricordo il punteggio finale, Città di Cosenza Tubisider batte Firenze Pallanuoto 8-7, prossimo appuntamento sempre qui in casa, si giocherà il 20 di dicembre, Cosenza affronterà Catania. Buona serata a tutti.